Benvenuti in questo video, sono Gianni95 e questo è Deep Rock Galactic. Allora, vi devo dire la verità, sinceramente, ho provato la missione questa qua, fantasmi, non era proprio questa, perché era leggermente diversa, non ho cambiato da un qualche minuto, però il tipo di missione era questo, cioè era il servizio di scorta. Dobbiamo praticamente soccorrere, cioè proteggere il Drilldozer, che sarebbe la trivella carro armato, non so come la volete definire voi, ma l'ho trovata veramente difficile e soprattutto l'ho fatta in squadra e siamo morti tutti, quindi è molto difficile questa. Nonostante comunque la difficoltà non sia 3, cioè la complessità caverna 2, quindi è già un po' più semplice di una certa caverna che ho fatto negli scorsi episodi. Aspetta, qual era? Non mi ricordo quale, forse era qua. Sì, questa, ok. Con questa caverna 3. Quindi è già molto più difficile. Quindi io direi, visto che mancano solo due missioni alla fine del gioco, cioè comunque alla fine della storia principale, io direi di fare intanto qualche missione in modo da salire di livello e potenziarmi. E poi vi porterò questa con quando sarò un po' più forte, perché se sono da solo è difficile. Con gli altri è stato un casino quella partita lì, perché non sono riuscito a fare la missione, perché non capivo come fare la missione, non ti spiegava il gioco. Quindi, cioè, se non spieghi come si fanno le cose, come pretendi che noi minatori, noi nani minatori, riusciamo a fare queste missioni se non ci spieghi? Questo gioco ha questo grande difetto, però è bello come gioco, cioè è tensivo, ha una musica bella, è importante, sì, però potrebbero decisamente spiegare. Quindi io direi di fare una missione, farò caccia alle uova, perché è quella che so fare meglio. Magari una semplice caccia alle uova, questa qua. Normale, semplice, ci fa fare un po' di esperienza e possiamo migliorare, quindi io farei questa. Pubblica. Tanto possiamo farle pubbliche, tanto non c'è la. Non si sentono gli altri parlare, quindi possiamo farle solo. Adesso poi si sentono, sta a vedere. No, è squadra a bordo, ok, missione selezionata. Caccia senza ostacoli, caccia alle uova. Ok, facciamo caccia alle uova e poi prossima missione faremo una missione diversa in modo da alternare un po'. Autocontrollo, trofeo guadagnato. Ho fatto anche un trofeo. Quindi va bene, dai, è solo un rallentamento alla serie, visto che tanto gli obiettivi finali sono, manca poco alla fine. Voglio potenziarmi un pochino, avere qualche abilità in più, magari meglio, e se giochiamo in squadra meglio che i compagni rianimano, però si vede che è in difficoltà e non riusciva a rianimarci. Va bene squadra, andate a cercare uova questa volta, uova alien, non potete non notarle, sono grandi e luccicano. Prendete le uova, caricate su molle e tornate indietro vivi. Come se di noi ti interessasse qualcosa. Cogli fungo volo. Questo è un fungo volo? No, ma tu cosa pensi di fare? Qui c'è dell'oro. Non volevo prendere la vita, vabbè, però. Vabbè, i pezzi rimangono per terra, quindi non si perdono. Ok. Bosco ha una nuova texture, quindi l'ho migliorata. Allora, vediamo dove sono queste maledette uova. Allora, ce n'è una lì sotto. Ce n'è una là sotto. 3, 4. Ok, sono queste 4 qua.
Allora, una si prende facendo giro di lato. Devo uscire da questa cupola praticamente. Se vado sulla parete, qua dietro. Ok, qua dietro, devo scendere giù. Devo andare contro la parete e scendere. Qui c'è un buco però. Non devo scendere di qua. A meno che non metto la periferica. Se metto la periferica forse... No, è troppo ripido. Non me la mette. Non me la mette la periferica. Fammi vedere, qua dovrebbe essere, no? Scendiamo giù praticamente. Ok, scendiamo. Ok, fammi vedere dove sono. Sì, sono preciso dove devo andare. Perfetto. Eccolo qua. Qua in alto, devo farmi la scala. Senza scala non riesco poi a tornare su e indietro. Quindi devo fare la scalettina. Vedete dove sono? Sì, dovrei riuscire. Anche la batteria non ce n'è molta. Bosco, levati dalle palle. Dalle scatole, volevo dire. Vabbè, comunque. Ok, così possiamo tornare indietro. Qui c'è il mulè. Possiamo scendere di qua. Ecco, se non ti incastri magari è meglio. Ma sei incastrato, eh? Sei incastrato. Oh, ma che cavolo è successo? Allora, vediamo dov'è quelle uova. Allora, ce n'è uno in alto, devo seguire il percorso alto. Questo? Sì, devo andare su. Bosco. Volo e volo. Volo. Mi cosa c'è? Ah, c'è un'entrata per una caverna. Ah, per collegarsi a quello lì. Ma di chi ne sono? Cos'è sta roba? Cos'è? Se ti sparo devi morire però, eh. È qui l'uovo?
Sì, un po' più in qua. Eccolo l'uovo. E io con la squadra Shaman arrivo. Ok. Prossimo uovo. Allora dobbiamo scendere giù per questa via. Shaman, ripeto, Shaman. Ho capito che arriva lo Shaman, eh? Hai capito come lo dici 500 volte? Mi massacreranno di botte sicuramente perché... qua dietro? È qua dietro! Here, have some extinction.